Buongiorno, avverto che non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori è assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione informale presso le commissioni ottava e decima di rappresentanti di Sogin S.p.A. sulla pubblicazione della Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee, CNAPI, ai fini della realizzazione del deposito nazionale per il combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi. Saluto la Presidente Nardi, i colleghi della decima commissione, saluto altresì i colleghi che parteciperanno alla seduta da remoto, ai quali rivolgo l'invito a tenere spenti i microfoni per consentire una corretta fruizione dell'audio. Ringrazio l'amministratore delegato di Sogin S.p.A. Emanuele Fontani per la sua partecipazione ai nostri lavori e gli cedo la parola per lo svolgimento della sua relazione. Prego, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, io sono Perry, il presidente della Sogin. Buongiorno, voi mi sentite bene? Sì. Bene. Io volevo fare una piccola introduzione prima di lasciare la parola all'amministratore delegato Emanuele Fontani per affrontare il tema del giorno. Quindi consentitemi inizialmente di salutare l'onorevole presidente Rotta, l'onorevole presidente Nardi e gli onorevoli deputati che non vedo ma che penso siano collegati. Volevo ringraziare per l'invito anche a nome dell'intero consiglio di amministrazione che ho l'onore di presiedere. Un grazie che non ritengo rituale. Sono infatti particolarmente contento perché finalmente riusciamo, anche se a distanza per le note motivazioni, a parlarci. Come sapete, quello che presiedo è un consiglio che ha appena superato l'anno di attività. E proprio perché è la prima volta che ci incontriamo, mi corre l'obbligo di fare una breve introduzione prima di lasciare la parola alla D. Fontana. Come ben noto, la Sogin ha il compito istituzionale di chiudere il ciclo nucleare nazionale, e cioè quello di smantellare in sicurezza le centrali nucleari dismesse, di portare a conclusione il ciclo del combustibile e infine di progettare e realizzare il deposito unico nazionale. Un discreto impegno, potrei dire. Ma sento anche l'obbligo di informarvi e quindi di aggiungere che noi come Sogin sentiamo anche il dovere di delineare già da oggi una prospettiva futura che consenta di mettere a frutto in campo ambientale soprattutto le competenze che in questi anni e anche le professionalità che abbiamo accumulato. Vorrei dirvi innanzitutto che e assicurarvi che siamo pienamente consapevoli della complessità e della delicatezza dei temi che trattiamo e sentiamo altrettanto forte la responsabilità che ci siamo assunti. Vi assicuro in questo che la salvaguardia della sicurezza ambientale unitamente alla salute dei nostri operatori rappresenta il più importante e il primo dei nostri impegni. Siamo anche consapevoli, lo voglio sottolineare, delle attese che si sono concentrate su Sogin in questi anni affinché ci sia un miglioramento delle tempistiche del processo di decommissioning. In questo primo anno che ha visto questo nuovo consiglio ci abbiamo provato con notevole impegno e sarà anche così per il futuro, senza avere la pretesa di fare o promettere miracoli. Siamo convinti che con l'impegno quotidiano che stiamo approfondendo qualcosa di positivo si possa fare. E devo dire, i risultati del 2020, ancorché molto condizionati dalla pandemia, sono a mio parere di buon auspicio. La nostra agenda, come abbiamo in altre occasioni avuto occasione di evidenziare, prevedeva che il 30 giugno ci fosse l'approvazione del piano in vita intera e questa data è stata rispettata. Ad ottobre poi il Consiglio ha approvato un nuovo piano industriale che aspettava da anni, un piano che include obiettivi di efficientamento del sistema molto sfidanti. Stiamo già facendo un primo monitoraggio
a fronte di una riorganizzazione interna piuttosto capillare. È stata completata poi, una cosa importante, la progettazione esecutiva del famoso impianto Cemex di Saluggia. Abbiamo espletato la gara per l'affidamento dei lavori e ad inizio 2021 abbiamo riaperto il cantiere che, come forse a voi noto, era stato sospeso dal 2017. La produzione annuale poi, quella che dà un po' il segno di quello che facciamo, è passata dai 49 milioni del 2019 ai 72,5 milioni del 2020. Valore che, faccio notare, rappresenta il secondo risultato di sempre di Sogi. Certo, so di non dire una cosa nuova a voi soprattutto, ma una semplificazione delle procedure di appalto, anche in considerazione del particolarissimo ambito in cui operiamo, aiuterebbe non poco e, mi sentirei di dire, sarebbe auspicabile. Mi fermo qui su questo tema. Non vorrei infatti darvi l'impressione che tutto che abbiamo risolto tutto in un anno. Non è così. Il lavoro da fare è ancora molto. Gli obiettivi che ci siamo posti con il piano industriale richiedono ulteriori sforzi e noi siamo impegnati a mantenere alta l'intenzione e determinati per raggiungere gli obiettivi. In questo quadro, poi, come a voi noto, a inizio anno si è verificato, direi, un fulmine a ciel sereno. Siamo riusciti a fare, col vostro assenso, la pubblicazione della CNAP. Per noi di Sogin, lo comprenderete certamente, un evento che oserei dire storico, anche perché ormai non ci speravamo più. Su questo tema però, che è l'oggetto di questa riunione, mi limito solo ad anticiparvi alcune cose. Come società incaricata, infatti, riteniamo importante concordare con tutte le istituzioni una strategia condivisa di informazione alle popolazioni interessate dalle aree idonee. È quello del deposito un tema molto sensibile e non vorremmo in nessun modo essere o sentirci soli. Il tema, peraltro, di per sé sembrerebbe anche molto semplice. Pensate che oggi in Italia ci sono 19 siti con depositi provvisori che contengono già rifiuti radioattivi. E stiamo parlando di depositi provvisori, con tutto quello che implica la provvisorietà. Costruire quindi un deposito definitivo unico, con tutti i crismi, a me parrebbe la cosa più semplice, e anche un obbligo, direi, verso le generazioni future. Ma il tema, e noi lo percepiamo quotidianamente, è tutt'altro che semplice quando si ha il dubbio che in gioco ci sia la nostra salute. Sappiamo tutti che parlare di nucleare risveglia automaticamente paure ancestrali ed emotive, in parte comprensibili, certo, ma certamente non giustificate. Mi sono convinto, in questo periodo soprattutto, che il primo obiettivo su cui dobbiamo concentrare gli sforzi sia quello di individuare la forma per dissipare proprio questi dubbi. Personalmente sono anche convinto che questo non sarà, non può essere, un processo breve. Onorevoli presidenti, onorevoli deputati, io ho la ragionevole confidenza, conoscendo il progetto, per dire che il deposito non solo non rappresenta un pericolo, ma può essere anche un'opportunità. Così come sono sicuro che Sogin sia in grado di gestire il processo e realizzare il deposito, ma in tutta sincerità, non mi sfugge che questo del deposito è un tema che presenta molti risvolti psicologici, risvolti sociali e, lasciatemi dire, politici. Se è vero, come è vero, che tutti
convengono sulla opportunità del deposito unico, ma poi i rappresentanti istituzionali, spesso a priori, senza leggere le carte, hanno molte difficoltà ad accettarlo e a farlo accettare nei propri territori. A me pare altrettanto evidente, ed è un appello che faccio, che su questo tema Sogin ha bisogno di tutti e in particolare di voi che rappresentate le istituzioni. Non può essere Sogin lasciata sola ad affrontare questo tema, secondo me, se vogliamo raggiungere il risultato nell'interesse del Paese. Presidente, io vi ringrazio e grazie. Lascerei la parola. Mi scusi se la interrompo, Presidente, grazie del suo contributo. Noi abbiamo un tema molto forte di tempi, perché una delle due commissioni alle 15 è impegnata con il question time, quindi impegni non derogabili. Quindi vorremmo organizzarci al meglio con voi con i tempi, perché sono già trascorsi 10 minuti e poi abbiamo avuto il ritardo per il collegamento. Quindi per una migliore organizzazione proficua, io direi che se riuscite a contenere in 10 minuti, sono le 14:25, le 14, 10 minuti la relazione del direttore, perché poi ci sono le domande evidentemente dei commissari e quindi le repliche. So che vi stiamo chiedendo uno sforzo, ma questo è perché la commissione, l'audizione abbia, diciamo, la sua efficacia. Grazie. Buongiorno a tutti, onorevoli presidenti, onorevoli deputati, Emanuele Fontani, l'amministratore delegato Sogin. Cercherò ovviamente di darvi a questo punto una sintesi di quelli che riteniamo essere gli elementi essenziali del progetto Deposito Nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi e il annesso patto tecnologico. Ovviamente, come ben tutti sapete, il progetto viene assegnato a Sogin con la legge 31 del 2010 come un'infrastruttura ambientale di superficie dove saranno messi in sicurezza i rifiuti radioattivi prodotti durante l'esercizio delle centrali nucleari, ma anche i rifiuti radioattivi prodotti attraverso le attività industriali passati, presenti e future. È un'infrastruttura estremamente rilevante perché consente il completamento del decommissioning delle vecchie installazioni nucleari. Altrettanto importante perché ha una visione verso il futuro attraverso un parco tecnologico che sarà un centro di ricerca all'interno del quale saranno realizzati studi in campo energetico, nella gestione dei rifiuti, ma soprattutto in un'ottica di sviluppo sostenibile. E infrastruttura altrettanto importante per l'impatto economico, circa 1 miliardo di euro in termini di costi per la realizzazione del deposito nazionale, più altri 500.000 euro per parco tecnologico, e quindi rendono l'infrastruttura sicuramente un'infrastruttura importante per l'aspetto di impatto economico. Come vi aveva aggiornato il Presidente, perché deve essere fatto il deposito nazionale? Perché in Italia ci sono già poco meno di 20 depositi di rifiuti radioattivi sul territorio nazionale, depositi che sono provvisori e quindi non la destinazione finale dei rifiuti radioattivi, in una grossa dispersione dove alcuni depositi come quelli gestiti da Sogin nelle centrali nucleari sono sicuramente all'avanguardia tecnologica, altri sono situazioni in cui anche la stessa Sogin è dovuta intervenire in emergenza in quanto si è trattato di bonifiche immediate di materiale radioattivo abbandonato da soggetti privati. Complessivamente il deposito nazionale conterrà al suo interno 95.000 metri cubi di rifiuti radioattivi ripartiti con questa logica, 78.000 sono quelli a molto bassa e bassa attività, 17.000 sono quelli a media e alta attività. Qualche altro numero, il 40% sono quelli derivanti dalle attività presenti, passate e future di ricerca e medicina industriale, il 60% deriva dal decommissioning degli impianti nucleari. Quindi, fatta un po' una sintesi molto veloce, cosa succede e cosa stabilisce la legge 31, che riteniamo essere una legge estremamente puntuale e accurata nella definizione di tutti quanti i passi che vanno soprattutto in un'ottica di avere un coinvolgimento dei territori
e un'integrazione nella consultazione che si è avviata fra gli aspetti di natura tecnico-scientifica e quelli di informazione, trasparenza e coinvolgimento, in quanto lo stesso testo di legge definisce un processo di localizzazione estremamente partecipativo. Qualche tappa importante: fondamentalmente il deposito nazionale inizia la sua tappa per la realizzazione, che parte attraverso i criteri di localizzazione, quindi poco dopo il 2010. Il 2015, i passi fondamentali che hanno in qualche modo definito la guida tecnica 29, che è l'elemento essenziale per poi procedere alla individuazione delle aree potenzialmente idonee, la pubblicazione a gennaio delle aree potenzialmente idonee e quello che vedremo molto probabilmente quest'anno, il seminario nazionale. Il processo ovviamente non termina qua, ci sarà una serie definita dalla legge di tappe importanti, dove avremo il coinvolgimento dei territori e di Sogin e il coinvolgimento delle istituzioni, che ovviamente avranno un ruolo estremamente importante di approvare quanto fatto fino ad arrivare a un decreto di localizzazione e le successive fasi di progettazione, assegnazione a un appaltatore, consorzio di appaltatori e alla fine l'esercizio del deposito. I tempi non sono brevissimi, perché ovviamente oggi noi parliamo di deposito nazionale e di selezione del sito. Il deposito nazionale, stando a questa tabella di marcia, potrebbe iniziare la sua costruzione intorno al 2024, verso la fine del 2024, e aprire le porte intorno alla fine del 2029. Le porte ovviamente complete di tutte quante le installazioni previste dalla legge. Cosa è successo il 5 gennaio del 2021? Il 30 dicembre Sogin riceve il nulla osta la pubblicazione della CNAPI e ovviamente viene pubblicata sul nostro sito internet la mappa delle aree potenzialmente idonee, il progetto e vengono individuati i 5 info point sul territorio nazionale dove poter consultare la documentazione, anche se con il lavoro che è stato fatto, tutta la documentazione oggi consultabile è disponibile sul nostro sito internet, quindi i siti sul territorio nazionale non sono altro che un computer all'interno del quale si può accedere alle informazioni con un facilitatore che può aiutare nella consultazione. In che modo si interpella e in che modo si discute con i portatori di interesse, quindi fondamentalmente con i territori? I territori consultano la documentazione, registrandosi possono portare delle osservazioni e delle proposte tecniche attraverso un applicativo o attraverso un indirizzo PEC email. Al tempo stesso abbiamo messo a disposizione dei canali di informazione con le richieste di supporto e ad oggi, quindi la data di qualche giorno fa, la consultazione pubblica ha avuto molte interazioni, ci sono state 109 osservazioni tecniche, 84 richieste di informazioni, ovviamente ci sono stati anche ricorsi al TAR e ricorsi e richieste di accesso agli atti. Le informazioni che vengono richieste, ma soprattutto le osservazioni di tipo tecnico, riguardano fondamentalmente i criteri di sicurezza della guida tecnica 29, criteri che riprendono gli standard internazionali IAEA e anticipano alcuni dei cosiddetti criteri di approfondimento che per modalità, per legge, non sono fatti nella fase di definizione della CNAPI, ma sarebbero stati applicati nella fase successiva. Quindi nelle fasi successive, una volta iniziate le analisi sul sito da prendere a riferimento o su più siti. Dalla consultazione pubblica emerge anche un interesse territoriale, quindi le proposte sono derivanti prevalentemente da due regioni che hanno circa il 40% delle osservazioni, quindi Toscana 20%, Lazio il restante altro 20%. Ci sono poi invece osservazioni generali sul progetto e sulla CNAPI a livello generale, quindi anche se sono circa un 22% delle 109 osservazioni. Chi sono coloro che inviano le osservazioni? Per circa il 60% sono soggetti privati che si qualificano come portatori di interesse e hanno messo al loro interno una serie di osservazioni, alcune riteniamo sicuramente interessanti, ovviamente con l'ottica di tutelare i territori e di andare a portare alla definizione della migliore area potenzialmente idonea.
Quali saranno i prossimi passaggi? Come SOGIN riteniamo importante, in un'ottica di processo estremamente ampio e estremamente democratico, l'istituzione di un comitato tecnico scientifico per la gestione del processo di consultazione pubblica. Riteniamo importante quindi che ci sia la partecipazione di un comitato eletto dalle regioni, eletto dai territori, con dei loro rappresentanti, dove questo comitato abbia una sorta di ruolo di essere all'atere nostro, in modo tale che ci sia una sorta di terzietà rispetto a quella che può essere una nostra posizione, che riteniamo ovviamente una posizione di legge, ma per garantire la terzietà siamo disponibili all'introduzione di un comitato tecnico. I prossimi passaggi in agenda sono ovviamente quelli di settembre 2021, quando, finita la consultazione, arriveremo a un dibattito, a un seminario nazionale. Sarà organizzato per sessioni tematiche, quindi fondamentalmente con un'esperienza analoga che abbiamo analizzato in Francia, in una situazione analoga quando è stato realizzato l'ultimo deposito nazionale per i rifiuti radioattivi. Avremo di conseguenza delle aree tematiche molto probabilmente a livello anche territoriale. Daremo la parola ai portatori di interesse e risponderemo a quelle che sono state le osservazioni, con la finalità, una volta terminato il seminario nazionale, di redigere una documentazione che porterà non più alla CNAPI ma alla CNAI, un passaggio fondamentale ed importante, che non lavoreremo più nelle aree potenzialmente idonee, ma nelle cosiddette aree idonee. Attualmente lo stato dell'arte, che è quello che abbiamo pubblicato a gennaio, 5 gennaio di quest'anno, è quello di aver individuato sul territorio nazionale, per con un criterio di esclusione, quindi togliendo aree al territorio nazionale, andando a togliere le aree escluse attraverso i 15 criteri di esclusione, che sono quelli riportati nella guida tecnica 29. Si sono individuate 67 aree su 7 regioni italiane. Molte di queste sono ovviamente concentrate in Piemonte, Toscana, Lazio, Basilicata e Puglia, Sicilia e Sardegna. Queste aree sono a sua volta, sulla base del testo di legge 31/2010 e sulla base delle indicazioni che abbiamo ricevuto attraverso il nulla osta da parte dei ministeri, raggruppate secondo un ordine di idoneità. Questo vuol dire che tutte le 67 aree sono idonee per la realizzazione del deposito nazionale, ma alcune sono ovviamente preferibili. Preferibili significa che per la loro posizione logistica, per la loro facilità di realizzazione, per la loro posizione geografica, sono preferibili rispetto ad altre. Vi faccio un esempio, ma è soltanto a titolo di esempio. Ovviamente un'area vicina a dove sono oggi i rifiuti radioattivi può essere logisticamente più interessante. Un'area realizzata su un'area che si trova su un'isola ovviamente comporta sforzi maggiori da un punto di vista economico, che potrebbero rendere più costoso la realizzazione. Questo però vuol dire che, da un punto di vista invece di sicurezza nucleare, tutte le 67 aree che abbiamo identificato hanno livelli idonei e accettabili di sicurezza. Che cos'è il deposito nazionale nel suo insieme? Intanto è una infrastruttura che occuperà un'area di circa 150 ettari. All'interno di quest'area ci sarà una parte di deposito nazionale su circa 110 ettari e una parte invece, come dicevo, di ricerca di circa 40 ettari. L'elemento essenziale è che la parte contenente i rifiuti radioattivi a smaltimento ha una dimensione di circa 10 ettari, quindi sarà una porzione molto piccola. I rifiuti radioattivi saranno inseriti all'interno del deposito secondo una logica che abbiamo analizzato essere in Europa molto probabilmente una delle più conservative. Quindi fra il rifiuto radioattivo e l'ambiente sono inserite in sequenza quattro diverse barriere, che vanno dal manufatto cementizio all'interno del quale si trovano i rifiuti radioattivi, il modulo, che è un altro manufatto cementizio che ingloba il precedente. Il tutto finirà in una cella all'interno del deposito radioattivo, anch'essa realizzata in calcestruzzo, coperta di cemento, ed infine una collina multistrato a protezione dell'ambiente, ma soprattutto a protezione di infiltrazione di acqua.
Questo è sicuramente uno degli standard migliori che abbiamo valutato a livello europeo, in quanto tipicamente ci si limita alle tre barriere, quindi l'Italia è, da un punto di vista di evoluzione concettuale, sicuramente all'avanguardia in termini di sicurezza e di requisiti del deposito. All'interno del deposito c'è una porzione anche per la cosiddetta media e alta attività, che sarà immagazzinata al deposito nazionale, ma il deposito nazionale non sarà la soluzione definitiva, in quanto resterà per il periodo strettamente necessario alla individuazione di un deposito geologico, quindi qualcosa che sarà successivamente definito, ma molto probabilmente sarà realizzato attraverso accordi con altri stati europei, in quanto la porzione di rifiuti radioattivi italiani è estremamente ridotta. Veniamo poi a un aspetto altrettanto importante, che sono le ricadute economiche e le misure compensative del sito, che andranno a ricadere sul sito che ospiterà il deposito nazionale. A Sogin viene richiesto di fare una proposta e di individuare quali sono, potrebbero essere, i benefici economici. La legge 31 stabilisce che saranno definiti nella fase di autorizzazione. Quindi noi abbiamo lavorato una proposta fondamentalmente sulla base di infrastrutture analoghe, quindi quelli che sono i benefici economici una tantum che sono dati ai territori nella fase di costruzione di infrastrutture tipo quelle energetiche, ma anche le misure di compensazione che ovviamente, essendo il deposito nazionale un impianto sottoposto a VIA, di conseguenza le tipiche misure di compensazione ambientale che sono date nella fase di realizzazione di un'infrastruttura. Ricordo una legge che è la legge 368 del 2003, che definisce le compensazioni territoriali ai siti che ospitano rifiuti radioattivi, ed è ovviamente il deposito nazionale alla fine del decommission di tutti quanti i siti italiani, ovviamente sarà l'unico sito dove finiranno i depositi radioattivi, e di conseguenza quelli che oggi sono 15 milioni di euro che vengono dati ai siti che ospitano rifiuti radioattivi, successivamente finiranno sul territorio che ospiterà il deposito nazionale. Ripeto, però, la legge determina un accordo di bilateralità che si dovrà definire con i siti e fondamentalmente sarà poi sottoscritto all'interno dell'atto autorizzativo. Le ricadute occupazionali sono invece ovviamente quelle tipiche di un'infrastruttura che ha un valore di circa 1 miliardo, come dicevo, di euro. Riteniamo che per la realizzazione saranno creati circa 4.000 posti di lavoro, a seguito di circa 2.000 diretti e altri 2.000-2.200 fra indiretti e indotti, soprattutto in un cantiere che durerà 4 anni. Un dato estremamente importante che invece serviranno... Mi scusi se la interrompo, sono 20 minuti e noi mi spiace essere scortese, non lo voglio fare. Io sono praticamente arrivato alla fine, quindi... Perché altrimenti non c'è... Io sono arrivato alla fine e non ho altre informazioni. Grazie. Ha concluso quindi, ingegnere? Possiamo dare la parola? Sì, le dicevo, io sono arrivato alla fine, le informazioni sono queste. Grazie, grazie. Allora, onorevole Ruffino... Grazie Presidente e buongiorno, grazie per l'intervento che ha chiarito, per quanto mi riguarda, una piccola parte dei tanti dubbi. Riprendo l'intervento che è stato fatto dal Presidente e poi dall'amministratore delegato per dire che sicuramente è mancato totalmente il percorso condiviso, partecipato e trasparente, quindi è stata sicuramente una partenza faticosa, priva di quegli elementi che molto probabilmente avrebbero potuto aiutare Sogin, ma forse anche noi e forse anche i territori interessati, che improvvisamente hanno letto una documentazione complessa e forse non sono stati preparati. La considerazione che faccio è legata a una mia esperienza. Sono amministratore, sono stata sindaco nei territori legati che hanno vissuto tutta l'esperienza della TAV, e una non buona partenza chiaramente
porta poi a far sì che succeda tutto quello che tutto sommato avete visto, anche con i numeri che ha citato. Non ha semplicemente detto il numero dei ricorsi, ma poi ce lo dirà, ma certamente tutto questo fa immaginare che ci sia una grande preoccupazione. C'è la necessità di fare un ulteriore passaggio, ed è quello di raccogliere le manifestazioni di interesse che potrebbero arrivare da altri territori, sottoponendo ovviamente quei territori a uno studio attento, come è stato fatto per le 67 candidature già valutate. È certamente un investimento necessario, importantissimi i 4.000 posti di lavoro, 2.000 diretti, eccetera, eccetera, però dall'altro lato forse bisogna, e mi scuso per questo slang, riavvolgere il nastro e ripartire con una modalità diversa per fare in modo di coinvolgere amministratori, sindaci, territori, portatori di interesse. Cito velocemente, perché il tempo è davvero poco, i territori che sono interessati dalle aree agricole di pregio e non di pregio. Oggi l'agricoltura, in ogni caso, sia che sia di pregio, sia che sia semplicemente un campo tra virgolette di patate, ha un'importanza enorme per i posti di lavoro, l'adeguata distanza dalle abitazioni, dalle chiese. E in questo caso proprio Carmagnola, Poirino e Mazzè, classificati in area 1, hanno questo tipo di interesse. Mi sembra non ci siano rilievi cartografici tali proprio da consentire questi calcoli esatti. Quindi importante la consultazione pubblica in presenza. C'è stata la concessione dell'ulteriore tempo per le osservazioni, in ogni lingua è stato spiegato quanto in questo periodo sia difficile per i comuni dare incarichi. Voi stessi nella vostra illustrazione avete detto che è un periodo complicato, c'è il tema della viabilità che porta ai siti che sono stati individuati, non so e non sappiamo, lo dico. Dico sappiamo perché mi unisco al coro degli amministratori locali. Ci sono delle risposte che debbono essere dati, non sempre la velocità, dopo tutto questo tempo passato prima della pubblicazione della documentazione, è una buona consigliera. Quindi chiedo al Presidente, nella premessa che ha fatto, di tenere conto di questo, e lo dico anche con una certa fermezza, perché confesso con chiarezza che è stato un dialogo piuttosto difficile e sotto certi aspetti anche sgradevole. Ringrazio per le risposte, ringrazio la Presidente e i colleghi. Grazie. Grazie onorevole Ruffino. Chiedo anche a tutti i commissari ovviamente la stessa brevità chiesta, perché appunto stavamo ragionando anche con la Presidente sulla eventualità, anche se possiamo andare avanti fino alle 15:15, ma eventualmente ad un riaggiornamento, ma se riusciamo a farcela vediamo. Onorevole Maraia, poi ho l'onorevole Muroni, poi l'onorevole Pettazzi. Onorevole Maraia. Sì, grazie Presidente, ringrazio Presidente, sia il Presidente che l'amministratore delegato. Chiedo scusa se interrompo un attimo, e chiedo scusa al collega Maraia, sono il deputato Vianello. Io sono in collegamento. No, onorevole Vianello, al microfono aperto e quindi ci sta. Sì, le stavo appunto dicendo, Presidente. Deve spegnere il microfono, onorevole Vianello. Sì, lo spengo. Come faccio a segnarmi per intervenire? Solo questo. L'onorevole Vianello... L'onorevole Vianello è impegnato in un'altra conversazione privata e lo stiamo sentendo. Per questo No. Presidente, assolutamente. Io sto chiedendo solamente come faccio per segnarmi. È già iscritto. Onorevole Vianello, è già iscritto. Grazie. Ma stava parlando l'onorevole Maraia, quindi... Va bene. Facciamo parlare l'onorevole Maraia, prego. Allora, stavo appunto ringraziando sia il Presidente... Posso? Allora, ringrazio il Presidente e l'amministratore delegato per i dettagli forniti a questa commissione, molto utili soprattutto per, come ha detto il Presidente, per un obiettivo che abbiamo in comune sia voi di Sogin sia noi deputati, dissipare i dubbi. Infatti l'intervento che mi ha preceduto della collega, anche
ha fatto riferimento alla necessità di dissipare i dubbi, ma questo è un appello alla razionalità e quindi alla inopportunità di alimentare dei dubbi che si fondano su criteri o su appunto l'emotività, come ha detto lei. Questo per dire che per l'individuazione di questi 67 siti si sono utilizzati dei criteri oggettivi e scientifici, questo lo sappiamo, anche grazie al fatto che questi dati sono stati pubblicati correttamente sul sito internet, quindi non è una questione, un problema di trasparenza, ma vedo che c'è un problema relativo alla comunicazione di questi dati. Quindi la mia domanda è questa. L'amministratore delegato ha fatto riferimento alla legge 31 e ha affermato che la legge 31 si basa su due pilastri. Uno sono gli aspetti di natura tecnica e scientifica, gli altri sono aspetti informativi per far sì che la scelta sia il più possibile condivisa. Io chiedo a entrambi. Sapete che noi, anche in relazione ai lavori di questa commissione, sapete che noi stiamo discutendo di una mozione, di varie mozioni che hanno presentato i vari gruppi, c'è il tentativo di presentare una mozione unitaria e all'interno delle proposte degli altri gruppi si mette l'accento proprio su uno dei due pilastri, cioè sugli aspetti di natura tecnica e scientifica, cioè sui cosiddetti criteri che hanno portato all'individuazione di questi siti. La mia opinione personale, anche grazie all'esperienza Covid, è quella che la politica deve imparare a fidarsi un po' di più della scienza, ma entrambe, politica e scienza, devono fare qualcosa di più, devono sforzarsi di comunicare meglio con i cittadini. Quindi la mia domanda è utile ritornare sui criteri, a ragionare sui criteri, o può essere dannoso, cioè andiamo oltre quel 2029, quindi già abbiamo una data molto distante rispetto ad oggi, che è il 2029 per la realizzazione del sito unico. Mettere l'accento sui criteri potrebbe significare arrivare al 2050, arrivare a non avere mai più questo sito, questo deposito che diciamo tutti di volere e diciamo tutti che è necessario per via del fatto che ora ad oggi i rifiuti radioattivi sono un po' sparsi così in tutta Italia e metterli in sicurezza, oppure è necessario concentrarsi nella nostra mozione unitaria più sugli aspetti di comunicazione, come sottolineava appunto la collega che mi ha preceduto, per avere una estrema condivisione, che è poi la finalità della legge 31. Grazie. Onorevole Muroni, possiamo andare avanti fino alle 15.30, lo dico ai commissari e anche a Sogin. Prego, onorevole Muroni. Sì, salve. Buongiorno a tutte e a tutti. Grazie per queste informazioni che la Sogin ha portato in audizione. Io ho un tema rispetto alla partecipazione, nel senso che, però voglio fare una premessa, sia la pubblicazione diciamo della CNAPI che anche le modalità con cui si va costruendo la partecipazione sono state scelte della politica. Se io devo dire come la penso, attribuire anche questa responsabilità a Sogin credo che sia un peso eccessivo, e questo peso va accompagnato con un processo reale di coinvolgimento da parte dei territori. E su questo volevo fare una domanda. Ho seguito diciamo le tappe che ci aspettano, mi chiedo se non sia il caso anche di coinvolgere quei tanti comitati in presa diretta, diciamo anche questo soggetto che pensate di comporre, no, parallelo al lavoro, e quindi di partecipazione e di trasparenza, coinvolgere quei comitati che già convivono con i rifiuti radioattivi sul territorio, perché lì ci sono comunque delle questioni aperte. Io penso alla vicenda del progetto Cemex, ai ritardi che ci sono sul decommissioning. Noi ieri abbiamo approvato una relazione in commissione
commissione bicamerale sui rifiuti, in cui le criticità sui ritardi del decommissioning sono venute fuori e sono criticità che ci porteremo dietro nella costruzione di un deposito nazionale, la cui assenza naturalmente ha influito su questi ritardi, ma non può essere usata come una scusa. Cioè, noi dobbiamo assolutamente procedere per la messa in sicurezza di quei rifiuti che poi andranno trasferiti. Penso appunto alla vicenda del progetto Cemex. È dal 1977 che noi aspettiamo la solidificazione dei rifiuti liquidi, addirittura nel 77 se ne parlava di farlo entro 5 anni, no? Quindi a voi il calcolo del ritardo che abbiamo. Quindi una domanda sul processo di partecipazione sicuramente, e poi una domanda su il grado di sicurezza attuale di questi rifiuti, perché credo che sia molto importante spiegare ai cittadini e alle cittadine italiane che in questo momento noi abbiamo già dei rifiuti da gestire, che sono in una condizione non di rischio ma di inopportunità, perché sono ospitati in questo momento in dei luoghi che non erano stati pensati per questa funzione, e quindi anche su questo che grado di processo di partecipazione e di informazione avete in mente, fermo restando che colgo l'appello a non essere lasciati soli e penso che sia assolutamente necessario. Grazie Presidente. Onorevole Pettazzi. Sì, buongiorno. Ringrazio il Presidente e l'amministratore delegato. Pettazzi Lino, non sono qui soltanto in veste di membro della decima commissione, ma anche in qualità di sindaco di uno dei 67 comuni individuati appunto per le 67 aree. Quello che è stato detto oggi, diciamo che l'ho già sentito in altri tavoli a livello regionale, quindi non è stato detto nulla di nuovo. Non contestiamo il fatto che si debba per forza di cose costruire un sito definitivo, ma contestiamo in maniera assoluta i criteri utilizzati per arrivare alla CNAPI. Un lavoro che è iniziato nel 2010, giustamente io già nel 2010 ero sindaco e dal 2010 al 2020, quando è uscita la CNAPI, penso che sul mio territorio nessuno da parte di Sogin si sia fatto vedere o comunque abbia interpellato i territori e le istituzioni. Quindi, per quanto riguarda i criteri, non sono stati tenuti in conto sicuramente dei fattori importanti come il mio territorio, che ha avuto un riconoscimento UNESCO nel 2014, quindi un territorio fortemente vocato al turismo. Non è stato tenuto conto di un'alta densità abitativa, oppure non è stato tenuto conto anche delle tipicità agricole di questi territori. Soprattutto un fattore importante, ritengo, sia stato quello che nelle due aree individuate sul mio territorio esistano delle falde acquifere praticamente a filo del terreno, poco più in basso, e sappiamo tutti che questo sito definitivo ha delle strutture in cemento armato che arrivano anche a oltre 10 metri di profondità, quindi è praticamente impossibile realizzarlo. Quindi quello che chiediamo soprattutto una condivisione maggiore da parte delle istituzioni, di porre rimedio alle carenze di informazione che per 10 anni sono state tenute nascoste. Chiediamo che nell'ambito del seminario nazionale l'esclusione delle proposte che interessano le prossimità ai siti definiti dall'UNESCO, come dicevo prima, comprese le relative buffer zone, e la definizione di nuovi studi aggiornati, vista anche la disponibilità di altri territori italiani ad ospitare i depositi radioattivi. Grazie. Onorevole Fregolent, poi onorevole Pezzopane. Grazie signora Presidente, anch'io ringrazio gli auditi. Due brevi considerazioni. Sogin fa Sogin, probabilmente il difetto consta già nel decreto del 2010 che ha consentito alla Sogin di prevedere i criteri. Sarebbe stato molto più utile che rimanesse in capo allo Stato, anche se i ministeri hanno nulla osta, quindi in questa vicenda che vede secondo me una pagina molto
criticabile che un elenco così delicato, in un momento così delicato, sia stato pubblicato il 5 gennaio. Meno e passiamo alla successiva audizione. Partecipazione e si critica in un certo senso gli enti locali che si sono, come dire, quantomeno indisposti che il 5 gennaio, il giorno prima dell'Epifania, in piena pandemia, con i guai che c'è per questo, in questo momento, si siano visti arrivare dall'oggi al domani una lista del genere. Ma ripeto, il problema non è Sogin, ma chi ha consentito a Sogin di fatto interpretare dei criteri, che però lo voglio dire al collega Maraia che è intervenuto, sono criteri oggettivi, ma sono criteri interpretabili, perché ad esempio su adeguata abitazione non c'è un numero e quindi un'adeguata distanza tra centri abitati non sono previsti né metri quadri né quanti abitanti, e a seconda di un'interpretazione o di un'altra si ha un sito piuttosto che un altro. Ancora una volta si dicono che i 67 siti sono da valutare. Mi auguro, anche se sono piemontese e capisco che in questa lista ci sono ben 7 comuni, diciamo, della provincia di Alessandria e di Torino, tra la zona alta, quindi massima priorità, e altri 5 a Viterbo, spero e mi auguro che vengano subito esclusi siti come Matera, sito UNESCO, che abbiamo messo un sacco di soldi per far diventare capitale culturale, o Pienza, sito UNESCO, dove c'è una delle valli più belle come la Val d'Orcia. Perché se sono questi i criteri che Sogin prevede per far diventare realtà il sito unico, beh, penso che qualsiasi persona di buon senso si metterà a fare barricate, perché noi o decidiamo di diventare il centro della negatività, o ogni volta che parliamo dell'Italia parliamo del turismo come il petrolio, e mai come in questo periodo che non abbiamo visto più il turismo capiamo che è veramente il nostro petrolio, perché basta vedere le nostre città, Roma, Firenze, Venezia, come se la stanno passando male in questo periodo. Quindi concludo nel dire che io, se fossi Sogin e mi trovo un pazzo amministratore locale che si autopropone di diventare sito unico, non gli do come risposta i 67 siti sono quelli e basta, perché se c'è qualcuno che, facendo una valutazione oggettiva, dicendo io già la vecchia centrale nucleare, piuttosto che tenermi i 2 reattori vuoti con tutte le scorie antistanti e non sicure, mi fate un sito unico e mi mettete in sicurezza il territorio, perché gli si deve dire di no, come è stato fatto con il sindaco di Trino Vercellese, così facciamo nome e cognome, piuttosto che dire valutiamo. E chiudo, perché poi abbiamo modo di dire la Francia e la Spagna. La Spagna è stato un bando pubblico di autopresentazione dei comuni. Non si sono trovati il 5 gennaio 67 siti, ma si è trovato un bando pubblico dove addirittura c'erano talmente tante persone che sono intervenute che hanno dovuto pagare anche i comuni che non hanno vinto, per evitare che facessero i ricorsi. E la Francia, che ha una tradizione nucleare, energetica e militare, le scorie dell'energia nucleare le mettono nei siti militari, perché questo non è soltanto un sito di bassa densità, è un pezzo. In realtà quello che preoccupa sono le scorie dell'energia nucleare e non le scorie di media e bassa, che temporaneamente, cioè almeno per 50 anni, rimarranno lì. Grazie. Grazie. Onorevole Pezzopane. Sì, grazie Presidenti. Entrambe le ringrazio, così come ringrazio i rappresentanti, Presidente, Amministratore Delegato della Sogin. Questo incontro per noi è particolarmente importante, lo ricordava qualche collega. È in corso un dibattito fra le forze politiche di questo Parlamento, in particolare
di questa commissione e non solo, su un testo importante di mozione, ce ne sono più di una, stiamo cercando di raggiungere una sintesi, ma il fatto che ci sia questa azione parlamentare mostra chiaramente che le varie forze politiche con gradi diversi di manifestazione e di espressione hanno comunque delle preoccupazioni o comunque, se non sono preoccupazioni, hanno delle richieste ulteriori di chiarimenti e di specificazioni. E con il mille proroghe c'è stato anche una scelta del governo e del Parlamento di un tempo più dilatato, 120 giorni, e dentro questi 120 giorni questa azione politica che si sta facendo è anche un'azione per sgombrare ogni nube, per cercare di avere un approccio sicuro, come deve essere, per una decisione così controversa, ma anche così necessaria per il Paese. E, dal mio punto di vista, anche alla luce delle cose che qui sono state dette da Sogin, in riferimento al percorso, in riferimento agli indennizi, come li vogliamo chiamare, alla ricaduta occupazionale e a questa scelta del comitato tecnico, che è una scelta interessante ma va chiarito e va riempito di contenuti, sottolineerei ancora alcune questioni. La prima riguarda la necessità di favorire il massimo grado di coinvolgimento delle comunità locali, delle istituzioni, delle associazioni, dei portatori di interessi durante la cadenzata fase delle consultazioni previste dalla norma. Questa fase è una fase molto importante, quindi avendo pure previsto un tempo maggiore con il mille proroghe, noi pensiamo che ci voglia un cronoprogramma, ci dovete in qualche modo raffigurare una modalità seria, definita, di coinvolgimento. Il secondo punto riguarda i cosiddetti requisiti, i cosiddetti criteri o comunque la necessità, e che qui le voci sono state tante e anche abbastanza dettagliate, di definire alcune modalità. In particolare mi vengono da sottolineare due punti. Il primo è quello della mobilità, perché è indubbio che il tema della mobilità e dell'accessibilità al presunto sito, ai presunti siti, finché non si decide qual è quello finale, per i materiali inquinanti e le particolarità di questi materiali non è un tema da sottacere, è un tema da affrontare. E poi c'è il tema, anche quello suggerito da più parti, lo voglio riproporre, delle particolari evidenze paesaggistiche, culturali e agricole che intervengono in alcune zone dove sono stati individuati i potenziali siti. Quindi l'altro tema è il coinvolgimento degli organi parlamentari. Ecco, noi dovremmo, visto che siamo qui, chiedere a voi di tenerci continuamente e progressivamente informati dell'andamento della consultazione e della procedura di coinvolgimento. E quindi l'altra necessità collegata a questa è quella di favorire una campagna di informazione anche di natura tecnica. Qui si parlava dei sindaci. I sindaci, pur non avendo a volte delle caratteristiche di tecnici, per la loro attitudine a dover amministrare tutto, sono chiaramente di grandissima competenza. A loro e a tutti i soggetti protagonisti di questa vicenda vanno date tutte le informazioni anche di natura tecnica e
al fine di consentire di rendere conosciuto il dettaglio delle operazioni, sia quelle fin qui espletate e poi quelle che seguiranno. Grazie, scusatemi, insisto sui tempi anche con tutti i commissari, perché abbiamo detto che facciamo fino alle 3:30, ma vogliamo avere anche tutte le risposte evidentemente da Sogin. Quindi ho iscritti a parlare ora l'onorevole Foti, l'onorevole Fornaro e l'onorevole Zolezzi e l'onorevole Vianello. Chiedo a tutti, onorevole Foti, non mi guardi così, prego. Ma se io, per dire la verità, userò poco tempo, ma penso di essere uno dei pochi che ha nella sua provincia una centrale nucleare. No, lo dico perché, che pare che sia da qualche decennio che è lì. Lo dico perché ho sentito di tempi veloci, di ritardi, e allora sarebbe opportuno che la politica fosse seria. Allora, signori, io ero qui dentro perché sono vecchio. Nel 2003 qui è venuto Scanzano, con l'individuazione del decreto Scanzano. E tutti hanno detto no, dobbiamo fare una procedura democratica perché così riusciamo a trovare il sito giusto. Poi nel 2010 si è fatta una normativa, non so se democratica o antidemocratica, sono passati 11 anni e nessuno l'ha cambiata però. No, lo dico in relazione ai tempi veloci, perché se andiamo a vedere dal 2003 a quando ci sarà, ipotesi, 2029, sono passati 26 anni. Cioè, non sono passati 26 giorni, scusatemi. Allora, o si sa di che cosa si parla e si decide, o non si sa di che cosa si parla e non si decide. Aggiungerei una piccola considerazione. Non so cosa farà Sogin, penso di sì, ma nel 2025, quando dovranno rientrare una parte di quelle scorie riprocessate che sono in Francia e in Inghilterra, diremo tenetele lì, che vi paghiamo. Tanto paga il contribuente perché non abbiamo deciso cosa fare in Italia. Allora, io non penso che questa sia la soluzione. Dico solo che, e concordo, l'accelerazione che è stata fatta è un po' sospetta, nel senso che questa carta, nonostante gli aggiornamenti, era pronta nel 2015. Sogin ha qualche colpa? Sì, quella di aver accettato nulla osta del governo. Perché quello che nessuno ha detto è che il decreto interministeriale del 30 dicembre 2020 autorizza e dà al nulla osta a Sogin a pubblicare la carta. Allora, se doveva esservi una comunicazione preventiva al Parlamento, alla conferenza Stato-Regioni, a chi volete, era il governo che doveva farlo. Non è che Sogin è autorizzata e la tiene in tasca perché nessuno glielo dice. No, dico, non è che quel governo lì, io scusatemi, non sono stato in tutta la legislatura al governo, ho questa fortuna, quindi non ho la responsabilità su chi ha approvato un piano nel 2019 che prevede il deposito nazionale in Italia. Non ero nel governo che ha predisposto quel piano e che era il governo precedente, quindi posso parlare tranquillamente. Allora, la domanda che faccio a Sogin è questa: al di là del procedimento oggi in atto, io chiedevo quanto potrebbe impattare al procedimento oggi in atto una revisione di alcuni criteri che peraltro non li ha dati anche questi un passante Malisin, perché anche questi hanno un loro percorso, non è che sono usciti di casa. Nel senso che riterrei più logico andare ad escludendum su alcuni criteri all'inizio, è inutile dire, come è stato detto, le isole. Tanto sono, sì, ci sono, ma non ci andremo mai. Allora, se vi sono delle esclusioni da fare, si vada sulle esclusioni. Io concludo dicendo, non mi sembra che sia la cosa più facile quella di dire di rimettere i siti e il deposito in quelle zone che hanno già dato, perché non mi sembra equo, ma faccio presente che alcune zone, vedi Caorso, sono state giudicate tecnicamente inadatte perché si può ospitare una centrale nucleare, ma si può non riuscire ad avere le caratteristiche tecniche per ospitare un deposito, che non è propriamente una similitudine. Questo mi permetto di dirlo, poi la democrazia faccia quello che vuole.
Io sono convinto che noi il deposito neanche nel 2029 l'avremo. Grazie anche per questa ventata di ottimismo. Onorevole Foti, onorevole Fornaro. E anche questo ne siamo felici. Grazie. Io mi scuso, purtroppo non ho sentito il Presidente, amministratore delegato, sulla parte finale, ma avevo la capigruppo. Vado diretto su tre questioni. La prima, la domanda è perché Sogin ha fatto una graduatoria dei 67 siti potenzialmente idonei? Perché è del tutto evidente che se uno legge la graduatoria c'è un sito che è il numero 1 e poi c'è uno che è il numero 67. Non sono state fatte fasce, all'interno delle fasce è stata fatta una graduatoria. Quindi questo è un primo aspetto, perché è del tutto evidente che quel sito che è al numero 1, che è poi quello che guarda caso fuori dall'ufficialità si dice avere molte più vulnerabilità degli altri, è stato di fatto già individuato. E questo è un punto. Seconda questione, se si introduce nei criteri la distanza e quindi anche i costi e la sicurezza dei trasporti, è inutile dire che guardiamo tutta Italia. Dobbiamo guardare dentro il Piemonte, allora bisogna avere il coraggio di dire che è Piemonte, visto che il 90% delle scorie è Saluggia, una parte è in Francia e quindi questo è un secondo elemento. Terzo, io non sono d'accordo a che nella mozione non si faccia un ragionamento anche sui criteri, ma non per rallentare. Faccio un esempio di un criterio che noi proponiamo, che è l'indice di pressione ambientale nel raggio di 20 chilometri. Ma vorremmo vedere che cosa c'è intorno, potremmo trovarci, questo non riguarda diciamo una cosa reale, ma in linea teorica, nel raggio di 20 chilometri un inceneritore, una discarica, delle discariche abusive e il deposito nazionale. Possiamo far finta che questo non accada? Io credo che questo sia un elemento, così come se il problema sono le distanze tra ferrovie e autostrade, per favore non prendiamoci in giro, perché altrimenti non si spiegherebbe la ragione per la quale in tutta la pianura padana, tutta, sei siti sono nel raggio di 50 chilometri. È evidente che questa scelta di questo parametro, sul cui carattere scientifico personalmente ho dei dubbi e delle riserve, ma che mi tengo per me, fa premio su tutti gli altri, perché altrimenti non si capisce se in tutta la pianura padana alla fine si va a battere sostanzialmente in quel raggio lì. Quindi questo lo dico e chiudo, non perché sia contrario al deposito nazionale, ma proprio perché vogliamo fare un processo trasparente e partecipato, nel dialogo con gli amministratori e con le popolazioni bisogna avere degli elementi inattaccabili. Perché altrimenti si alimentano le illazioni, si lamentano le cose che personalmente a me fanno fastidio politicamente. Quindi trasparenza del percorso e anche, diciamo, trasparenza nella scelta dei parametri che sono stati individuati e anche sostenibilità. Cioè, mi piacerebbe che nel seminario pubblico possa essere messa in discussione anche la scelta che è stata fatta dei criteri utilizzati e se c'erano criteri alternativi. Ultima cosa è una domanda, ma da ignorante, perché è quella che io personalmente, non so Petazzi, ma mi sono sentito fare da più, perché si sono escluse a priori le aree che oggi che ospitano le centrali nucleari dismesse. Vorrei avere una risposta a una domanda per poter a mia volta rispondere a questa che è una domanda assolutamente, io credo, ragionevole in quanto domanda. Grazie. Ok, allora tutti i gruppi hanno parlato, a questo punto ci sono ancora l'onorevole Zorezzi, l'onorevole Vianello, l'onorevole Lucchini, chiedo loro veramente un minuto perché altrimenti Sogin non fa in tempo a risponderci, credo sia importante. Onorevole Zorezzi. Sì, io mi concentro sulla sindrome NIMBY e ringrazio i relatori delle importanti date del lavoro fatto e ringrazio i governi di essere qui con una carta finalmente pubblica. Sindrome NIMBY vuol dire non accettare nel proprio cortile qualcosa, purtroppo nella comune accezione accettare in generale qualcosa, ma
se devo accettare nel cortile qualcosa che è inutile o che ha alternative migliori, allora la sindrome NIMBY è una sindrome patologica. Se invece devo accettare in Italia, dopo gli errori della scelta di fare energia nucleare, i miliardi che servono per gestire il decommissioning e i vari rifiuti, allora qui non accettare il percorso fatto sui 67 siti individuati è davvero questa una sindrome NIMBY patologica. È chiaro che i siti devono essere adeguati e adeguati a questo tipo di stoccaggio. È diverso pensare adesso ai 19 siti, alcuni dei quali sono totalmente inadeguati a tenere i rifiuti nucleari. Ci sono inchieste in corso, ci sono studi epidemiologici sull'aumento di patologie importanti nei siti dove i rifiuti non sono stoccati in maniera adeguata, mentre sui siti unici, vedi Francia e altri, i dati epidemiologici, quelli che ho visto io, sono assolutamente tranquillizzanti, e per questo bisogna andare presto verso quella soluzione di un sito unico, sicuro, controllato, con la massima sicurezza ottenibile, perché allora se no la sindrome NIMBY è patologica. È diverso chiedere di non avere un inceneritore di rifiuti solidi urbani quando ho delle alternative, posso prevenire rifiuti e quant'altro. Grazie. Onorevole Vianello. Sì, grazie Presidente. Cercherò di essere pienamente l'opportunità di dare. Onorevole Vianello, non riusciamo a sentirla. Scusi. Diciamo, La sentiamo a tratti, proprio una parola sì e una no, mezza sì e una no. Intanto, finché cerca di sistemare l'audio, onorevole Vianello, passiamo la parola all'onorevole Lucchini, riproviamo, prego. Sì, grazie Presidente, ringrazio i rappresentanti di Sogin. Io avevo solo due domande da porre. Una è, siccome stiamo parlando di un processo, siccome stiamo parlando di un processo lungo, ormai più di 10 anni, e chiaramente in questi 10 anni di cose ne sono cambiate, è cambiata la conformazione territoriale, sono state costruite strade, infrastrutture e altro, quindi la cartografia chiaramente di 10 anni fa è ormai vetusta, è stata ormai superata. Vorrei chiedere se sono stati previsti degli aggiornamenti nel corso di questo lasso temporale in merito quindi alla cartografia, visto e considerato che arrivano anche delle notizie da parte dei territori che sono esattamente contrastanti rispetto alla documentazione di Sogin che è stata pubblicata. E l'altra domanda, che è stata più volte formulata precedentemente anche dai colleghi, è perché prima di fare qualsiasi tipo di indagine per individuare le aree potenzialmente idonee non sono state escluse a priori i siti UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Grazie. Riproviamo con l'onorevole Vianello, magari anche togliendo il video. Onorevole, se è meglio la comunicazione, prego. Sì, la ringrazio Presidente, le chiedo scusa per l'inconveniente di prima. Estremamente veloce, Onorevole Vianello, non la sentiamo. Se ce la vuole scrivere, perché non la sentiamo. Io, tra l'altro, avendo solo 10 minuti di tempo. Prego. Perfetto, mi sente? Sì, proviamo. Perfetto. Allora, vado direttamente sulle domande. Innanzitutto, quanto pesa la mancanza dell'emanazione della trentina di decreti ministeriali in tema di rifiuti radioattivi, alcuni mancano dal 1995, sul lavoro della Sogin? Quindi se questa mancanza non gli permette di compiere al meglio il lavoro. Domanda numero due, se può spiegare se i siti UNESCO possono essere ricompresi nelle aree idonee della CNAPI. Se può spiegare se l'adeguata distanza dai centri abitati, il criterio di esclusione 12, è interpretabile oppure la definizione è stata ben chiarita da documenti della Sogin, e se sì, a quanto. Chiedo anche di sapere un'informazione in merito allo stato di inquinamento delle falde al di sotto dell'ITREC di Rotondella, e contestualmente, ultima domanda,
Vorrei comprendere quanto ammonterebbe il costo per la rimozione dei fusti rimanenti al deposito, dei fusti radioattivi rimanenti al deposito della Cemerad. Grazie e chiedo ancora scusa, Presidente. Grazie. Do la parola all'ingegnere di Sogin, chiedendo naturalmente brevità, perché abbiamo davvero solo 10 minuti. Prego. Magari poi ci manderanno una memoria per rispondere esaustivamente a tutte le risposte, però intanto magari se ce le date adesso meglio. Presidente della Sogin, forse riusciamo anche a vederci, noi vi abbiamo ascoltato e visto molto attentamente, vi ringraziamo, abbiamo ricevuto queste vostre domande a cui daremo anche una risposta, quindi vi ringraziamo. Su alcune ovviamente ci riserviamo anche magari di approfondirle ulteriormente, visto anche gli spazi che ci sono. Io spero che, come ho detto all'inizio, ci sia la possibilità di avere ulteriori incontri, perché chiarirci con voi ci serve anche per chiarirci meglio poi con i territori, che sono ovviamente il punto più delicato di questa questione. Quindi lascio all'amministratore delegato, che ha preso buona nota di tutto, a rispondere alle domande che avete posto. Grazie ancora. Ok, allora volevo sicuramente tutte quante domande interessanti, ovviamente per rispondere a tutti quanti avremo bisogno di molto più tempo, però vorrei dare qualche informazione generale e poi sulla base di queste procedere poi a delle risposte. Innanzitutto i criteri, la guida tecnica 29 riprende criteri internazionali, quindi lo Stato italiano, come dalla legge 31, si ispira ai criteri internazionali definiti dall'Agenzia Atomica Internazionale e sulla base di questi elabora una personalizzazione italiana, ma totalmente in linea con i criteri internazionali, tanto che la guida tecnica è stata poi sottoposta anche a un processo di verifica indipendente con l'agenzia e quindi siamo in linea con gli standard internazionali. Questo intanto per dire qual è stata la procedura. La stessa guida tecnica 29 stabilisce che nella fase di definizione della CNAPI, la lista delle aree potenzialmente idonee, ci si basi su dati storici e cartografici. Quindi non è ovviamente economicamente sostenibile un'analisi di tutto il territorio nazionale puntuale, ma ci si basi su documentazione ovviamente disponibile, generale. Si arrivi poi alla consultazione e soltanto nella fase di individuazione dei potenziali territori, a quel punto saranno fatte le analisi approfondite. Questo perché ovviamente dalla consultazione emergono informazioni, ma sono informazioni che ovviamente possono essere tranquillamente corrette, ma per un discorso generale dover mappare tutto il territorio nazionale si può fare sui dati storici disponibili, cartografici, non andando a questo punto a carotare tutto quanto il territorio nazionale per avere informazioni. Un terzo aspetto che riguarda invece la procedura, e a questo punto vorrei rimandare al testo della legge 31, articolo 27, comma 7, che fondamentalmente stabilisce i tempi entro cui il collegamento si è interrotto, siccome avevamo avuto poco. Dico per chi non è qui in commissione ed è collegato dei commissari, il collegamento si è interrotto. Riusciamo a ristabilire? No, dico a Sogin che noi non sentiamo più nulla e non vediamo più nulla.
Io, se siete d'accordo, allora, se l'onorevole Nardi è d'accordo, perché il tempo sta per scadere, se non si ricollegano a brevissimo, cioè in 3 minuti, chiederei intanto le risposte scritte puntuali alle vostre istanze e poi di riaggiornarci. Io direi che sarebbe utile per i lavori di tutti noi anche di riaggiornarci direttamente a lunedì, forse con un'audizione da lontano, perché sappiamo che abbiamo la prossima settimana le risoluzioni in aula e quindi è molto utile sapere quello che Sogin ci deve dire in questa corsa ad ostacoli di martedì. Ah no, no, lunedì Pasquetta, giusto, scusate. No, dico forse martedì, poiché aula c'è... No, Pasquetta l'onorevole Foti ci sarebbe e il contrastato potrebbe dominare la commissione, ma... direi che forse potrebbe essere martedì anche pomeriggio, perché abbiamo poi aula solo mercoledì e giovedì, quindi noi faremo commissione mercoledì e giovedì, potremo mettere con la disponibilità di Sogin, se voi siete d'accordo, così abbiamo tempo e spazio sia noi che loro. Mercoledì mattina, ma poi abbiamo da scrivere le risoluzioni. Arrivando, no? Allora va bene per la presidente Nardi. Sì, ci sentite? No, scusate, abbiamo aggiornato nel frattempo i nostri lavori. Scusateci da Sogin. Allora siamo addivenuti a questa soluzione. Poiché il tempo a nostra disposizione è davvero scaduto, e ringrazio la 10ª commissione che ha spostato i suoi lavori per consentirci, e saluto la presidente Nardi, che però adesso tassativamente devono cominciare. La commissione non può pertanto proseguire, perché essendo stata convocata in congiunta non può proseguire. Quindi l'invito che faremo a Sogin, sappiamo di chiedervi una cosa: intanto, se volete mandarci delle risposte scritte rispetto a questo, ma altrimenti diremo che vi invitiamo nuovamente per proseguire questa audizione con tutto il tempo necessario martedì pomeriggio. Chiedo sempre in collegamento, sperando appunto che il collegamento possa funzionare al meglio. Se ci date questa disponibilità, quindi con tutto il tempo necessario, potremmo prenderci anche 2-3 ore, diciamo martedì pomeriggio alle 3, alle 5, adesso chiedo agli uffici, in modo da poter risolvere tutti i dubbi possibili. Va bene? Siete d'accordo? Chiedo a Sogin. Sì, grazie Presidente, vi abbiamo ascoltato, direi che questa mi sembra una soluzione adeguata, così abbiamo anche il tempo per approfondire un pochino meglio. A che ora chiedono i commissari? Alle 15 o alle 16? Adesso per l'ora chiedo alla Presidente Nardi, ci concordiamo con la Presidente e poi vi facciamo sapere, tanto potete essere collegati anche da... Va bene? Va bene. Okay. Ci aggiorniamo bene, allora con voi, grazie ancora, grazie. È stata un po' travagliata oggi, però succede anche così. Va bene, grazie, arrivederci, buona giornata. Buona giornata, grazie.